Daniele, una prestazione ottima. In una settimana è cambiato radicalmente l'atteggiamento in campo rispetto alla gara di Torino. Cosa è successo? Una partita come tu, completamente diversa, può essere positivo per un certo verso, ma è negativo se lo vedi al contrario, no? Non possiamo alternare così tanto le prestazioni, poi i risultati possono essere anche, sai, dopo Firenze non ero dispiaciuto come dopo Torino o come dopo Cagliari, avevo portato via un punto, insomma. Le squadre che vincono il campionato in Italia sono molto più costanti di noi, quindi siccome noi vogliamo provare a sognare, provare a dare fastidio a quelle che vincono, a quella che vince il campionato sempre, dobbiamo essere più costanti, più compatti, più squadre. Come questa, stasera. Può essere questa una partita di quelle che dà il click in qualche modo? Guarda, io non voglio fare questi proclami perché dopo Roma-Sampdoria, quel secondo tempo, sai, l'ingresso di Francesco, anche un po' di romanticismo, di favola in quella partita, ho detto questa è la partita che cambierà la nostra stagione, sai, un secondo tempo bellissimo con le sue giocate, ma anche tutta la squadra ha fatto un grande secondo tempo, quella ero convinto che potesse cambiarci, che potesse farci scattare qualcosa nella testa, invece poi non è stato proprio così, anche se ripeto, a Firenze noi abbiamo fatto molto bene, bisogna continuare a lavorare, la settimana abbiamo lavorato tanto, bisogna continuare a essere più attenti ai particolari, perché poi i particolari non ti fanno prendere gol, e se non prendi gol fai più punti. Daniele, posso farti una domanda? Domanda nazionale stanotte, vai. L'ultima è importantissima. No, solo per chiarire l'episodio durante l'esultanza di Dzeko, magari te la sei presa con alcuni tifosi che criticano, volevo chiedere se il peso delle critiche sta entrando magari nello spogliatoio. No, il peso delle critiche credo che sia sopravvalutato qui. A Roma c'è un ambiente sicuramente caldo, particolare, ma io sono arrivato a 33 anni, fino a pochi anni fa, fino a poco tempo fa, sai, finisce la partita, ti guardi il sito e quell'altro sito, e la pagella di uno, la pagella di un altro, e apri tutti i giornali e senti la radio, e questo ti può contagiare, ci sono giocatori magari più giovani che lo fanno, se tu non lo fai, noi dobbiamo solo ringraziare di vivere in questo ambiente che tante volte viene portato quasi ad esempio con un ambiente difficile, può essere preso anche come un alibi da parte nostra, noi qui usciamo di casa, nessuno ci insulta, nessuno ci tocca, si vive tranquilli, ci mancherebbe di qualche, però non c'è questo ambiente focoso che non puoi uscire a mangiare una pizza o a fare una passeggiata, quindi è tutto in quello che poi siete anche voi, senza offese, quello che gira intorno al nostro ambiente, ma basterebbe almeno noi 23, 24, 25 non leggere, non sentire niente, per vivere molto più sereni, almeno questa è la mia esperienza personale. Quanto ti manca la curva? Le polemiche? Quanto ti manca la curva sud? L'ultimissima? Ti ho detto prima, quanto ti prende?